se è contento di questo 2-2 e di come la squadra ha gestito il vantaggio nel secondo tempo. Il problema è quello, dobbiamo cercare di giocare invece di gestire. Noi abbiamo preso gol al primo minuto che ci ha svegliato, abbiamo fatto reazione, penso al primo tempo bene, poi secondo tempo abbiamo fatto gol e poi non abbiamo praticamente giocato niente. Quindi per questo è arrabbiato? Sono arrabbiato anche se il risultato mi sta bene. È stato un po' tradito, tra virgolette, dai suoi esterni il Pescara oggi, perché li ha sostituiti entrambi nel primo tempo e anche Colai nella ripresa non è che abbia inciso più di tanto. Vabbè, io voglio che esterni vanno dentro perché sono attaccanti e dalla linea laterale il gol non si fa. Quindi non era contento? No, se no non le cambiavo. All'inizio, quando lo speaker ha detto in panchina per il Pescara Zeman, ci sono stati tanti tanti fischi, forse troppi secondo noi. Non li ho sentiti, quindi non mi tocca. Gara di ritorno, fiducioso quanto? Fiducioso, è un'altra partita, speriamo di fare meglio perché c'è una possibilità e si gioca. Ma il Foggia era molto stanco, il Pescara era stanco ugualmente, ora è una questione di interpretazione, il Pescara stava meglio fisicamente? Nel secondo tempo parlo. Vabbè, io penso che interpretazione sbagliata da parte nostra. Le chiedo le ultime due cose prima di una domanda da studio: perché Gozzi e non Crescenzi all'inizio e che cosa ha fatto Plizzari, come sta? Vabbè, Gozzi perché la scelta nell'ultimo allenamento si è fatto abbastanza vivo, vivace, lo volevo sfruttare, fase difensiva oggi l'ha fatta. Grazie. Bene, in fase offensiva penso che dovrebbe fare di più. Plizzari? Plizzari si è fatto male all'alluttore, c'è problemi, speriamo che non è niente di grave. E quindi Daniello nelle sue gerarchie ha superato Sommariva? Vabbè, per ora l'ho messo perché penso che dopo un anno che si allena è giusto che ha un'occasione. Una domanda veloce da studio e dobbiamo lasciare il mister. Fabio. No, io come ho detto al Presidente, mister, credo che il rientro di Brosco e Palmiero in queste partite dove conta anche l'esperienza sia, possa essere un'arma in più, pensi di schierarli dall'inizio? Quanto saranno importanti Brosco e Palmiero, la loro esperienza nella gara del ritorno e se pensa di schierarli per dall'inizio? Chiede Ferraresi. Bisogna vedere, non si sa oggi, si saprà giovedì. È un anticipo di richiesta di formazione, ma non c'è speranza. Ecco, cercate sempre.